L'hardware è la porta, il software la chiave. Questo è Meizu MSI Note e la chiave, ahimè, se l'è persa per strada tanto tempo fa. Il fascino Total Black rende questo MSI Note un dispositivo esteticamente interessante. La casa cinese ha preferito mantenere un profilo conservativo, riprendendo e mantenendo linee già viste su altri prodotti dell'azienda. Come spesso ci ha abituato Meizu, la scocca posteriore è realizzata interamente in alluminio, fatta eccezione per le due sottili barre in plastica destinate alle antenne. Ed ecco che qui si evidenzia il primo grande problema. La finitura opaca utilizzata, ahimè, ha la grande colpa di trattenere molte impronte, restituendo un effetto finale non bellissimo. Il bilanciere del volume e il tasto di accensione restituiscono un click solido, ma gusto personale, sono troppo ravvicinati tra di loro e non sempre si riconoscono al tatto. Iconico il lettore di impronte digitali posizionato nel frontale, che in linea di massima svolge bene i suoi compiti. Ottima la velocità di sblocco, meno bene il riconoscimento, che non è sempre impeccabile. Nessun USB di tipo C per questo Meizu, che sfortunatamente rimane ancora di vecchia scuola, offrendo una tradizionale micro USB. Sempre apprezzabile invece la presenza del jack audio da 3.5 mm. MSI Note si è dimenticato il notch, ma in compenso si è portato dietro cornici decisamente importanti. In un contesto dove una miriade di device stanno migrando verso il formato di 18 noni, MSI Note rimane ancora fedele al classico 16 noni. Il pannello montato è un 5.5 pollici Full HD IPS, il che tradotto significa angoli di visuale non perfetti ma colori ben tarati. La qualità generale è più che buona e rapportato al suo prezzo di vendita si tratta sicuramente di una piacevole sorpresa. Il paragrafo che sto per introdurre si intitola "Tu tocchi ma lui non sente", titolo alternativo per raccontarvi di come il pannello touch sia poco sensibile agli input delle nostre ditina. La problematica si evidenzia soprattutto durante la digitazione di testi e fidatevi, la questione è molto fastidiosa. Tuttavia le rimanenti specifiche tecniche non sono altrettanto entusiasmanti. Il chipset montato a bordo è il datato Snapdragon 625, unito a 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile però tramite microSD. Lato software, Meizu MSI Note è un vero disastro. E ora cerco di spiegarvi il perché. La versione del robottino verde installata rimane ancora la 7.1.2, rilasciata nell'ormai lontano aprile 2017. A rincarare la dose troviamo delle patch di sicurezza aggiornate al 1 novembre 2017. Decisamente inaccettabile. L'interfaccia utilizzata da Meizu è la classica Flyme, con i suoi punti di forza e le sue grandi debolezze. Generalmente la grafica è carina, le icone richiamano molto il gusto flat e le applicazioni proprietarie sono di facile utilizzo. I suoi punti a favore però finiscono qui. In termini di prestazioni, MSI Note è ben lontano dall'essere definito un device fluido e reattivo. Lag e drop frame nell'interfaccia sono più frequenti di quanto possiate pensare e a causa del quantitativo limitato di memoria RAM, molte applicazioni necessiteranno di essere ricaricate nuovamente. Alcune applicazioni, come l'App Store targato Meizu, sono tradotte in lingua italiana soltanto in parte e, per quanto non si tratti di una problematica drammatica, sottolinea comunque la poca attenzione ai dettagli da parte dell'azienda. Alcuni testi sono formattati malissimo all'interno dell'interfaccia, troncando parti di parole oppure mandando a capo lettere in maniera totalmente ingiustificata. Eccessivamente confusionaria anche la tendina delle notifiche, dove sfortunatamente molte applicazioni come Telegram hanno problemi di visualizzazione. I gamers possono dormire sonni tranquilli con questo MSI Note. La GPU è un Adreno 506 che, per quanto non recentissima, svolge alla grande i suoi doveri. Bene il frame rate su Unreal Racing 3, così come altrettanto fluido su giochini come Stack. Anche Meizu è caduta nella trappola del doppio sensore fotografico e questo MSI Note non è un'eccezione alla regola. Il secondo sensore, come abitudine ci ha insegnato, ha il compito di restituire un effetto bokeh simulato tramite software. La fotocamera principale arriva a sfiorare la risoluzione dei 12 megapixel e, con mia sorpresa, regala
scatti interessanti. Il meglio si ottiene ovviamente in diurna, dove si può apprezzare un buon livello di dettagli e un rumore fotografico abbastanza contenuto. L'HDR automatico funziona bene e, per quanto saturi eccessivamente alcune tonalità cromatiche, permette di mantenere un buon dettaglio. Meno bene in notturna, dove il rumore fotografico inizia a palesarsi in maniera più evidente. La fotocamera frontale brucia tutti sulla carta, arrivando a toccare la risoluzione di 16 megapixel. Attenzione però, perché la casa cinese ha deciso di non integrare un effetto bokeh anche per i selfie, per cui potete dimenticarvi finti scatti semi professionali sui social. In generale comunque la qualità è più che discreta, restituendo scatti esposti correttamente e con un buon dettaglio. L'analisi del design non lascia spazio a dubbi. M6 Note è dotato di un singolo speaker. Il volume restituito è decisamente alto e anche oltre il 75% non si avvertono distorsioni audio percepibili. La qualità è più che buona, con una riproduzione fedele di tutte le frequenze. Precisa anche la regolazione software tramite slider, dettaglio sempre apprezzabile e mai scontato. Altrettanto bene la qualità della capsula auricolare, con un volume alto e cristallino. Meizu non si è dimenticata nemmeno della fantomatica banda 20 e tutti noi la ringraziamo. Altrettanto bene la ricezione, agganciando segnale anche in situazioni difficili. Snapdragon 625 fa rima con ottima autonomia. La batteria montata su questo M6 Note è un'unità da 4000 mAh e, merito delle specifiche tecniche, permette di ottenere risultati molto molto interessanti. I miei test hanno consentito di raggiungere quasi 6 ore di schermo acceso con circa il 30% di autonomia residua. L'utilizzo è stato prevalentemente in 4G, con visualizzazione di contenuti su Netflix e YouTube, utilizzo social e push mail continua. Ringraziamo moltissimo Lightning the Box per il test di questo Meizu e ovviamente vi invitiamo a fare un salto in descrizione, dove troverete il link all'acquisto. Meizu M6 Note è uno smartphone che ha molto da dire, ha un bell'abito e per quanto possibile cerchi di nascondere mancanze di un hardware a tratti datato. Il vero grande errore di questo smartphone è l'interfaccia Flyme, che, per quanto carina esteticamente, ha disattenzioni e prestazioni lontanissime dalla concorrenza. Nel 2018 Android 7.1.2 non è più accettabile, non da brand che cercano di conquistare fasce di mercato sempre più importanti. Il supporto post vendita non è considerabile un optional da pagare a parte. M6 Note meritava qualche attenzione in più, ma forse in Meizu se lo sono dimenticati per strada.